Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo a Rosolina perché venerdì 5 agosto la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è stata in Polesine per vedere la grave situazione di secca in cui versa il Po. Dopo una visita a Crespino, con le autorità e con i tecnici del Consorzio di Bonifica, ha fatto una visita di cortesia a Rosolina, nella sala consiliare. Ascoltiamo il discorso di benvenuto del sindaco Michele Grossato e dell'assessore Stefano Gazzolla, che hanno approfittato dell'occasione per descrivere alla Presidente del Senato le criticità della città di Rosolina, sia nel settore agricolo e ittico che nel settore turistico. Buongiorno a tutti. Ci sono occasioni in cui non è semplice trovare le parole giuste senza cadere nella retorica e nella banalità. Per questo ho pensato a lungo a ciò che istituzionalmente avrei dovuto e voluto dire quest'oggi nel corso di questo importante incontro. E credo di interpretare il pensiero dell'amministrazione che rappresento e della cittadinanza tutta nel rivolgere a lei, Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, il nostro grato saluto per averci voluto onorare di questa visita qui a Rosolina. Il Veneto, il Polesine, il Delta sono luoghi a lei particolarmente cari, oserei dire rappresentano casa, e quindi non vorrei dilungarmi in descrizioni pleonastiche, sovrabbondanti e snocciolare dati che sono sicuramente a lei ben noti. Siamo una giovane amministrazione, non è ancora trascorso un anno dal nostro insediamento, e ci troviamo a fronteggiare una stagione molto importante in termini di lavoro per la nostra località turistica e ne siamo felici. Ma al tempo stesso, oltremodo difficile per tutte le attività economiche predominanti dal nostro territorio. Agricoltura e pesca, infatti, sono messe a durissima prova da siccità come quella che da mesi ormai stanno scontando, da calamità naturali, quali la grandine che qualche settimana fa si è violentemente abbattuta sulle nostre campagne e l'elevata salinità delle acque che non ha permesso l'irrigazione, creando seri danni al mondo della pesca e all'intero comparto ittico locale. Già il caro gasolio aveva appesantito la situazione e a questo si sommano le avversità della natura, il che rende il tutto difficile da fronteggiare. Situazione simile anche per gli operatori turistici, che in balia di incertezze hanno bisogno di una regia perché possano indirizzare in modo cosciente e razionale la loro attività d'impresa. Sarà sicuramente un autunno rovente, come le temperature di questa strana estate, e come sindaco, insieme alla mia maggioranza, ci stiamo ponendo il tema del nostro ruolo, che riteniamo debba essere in totale apertura verso le esigenze delle famiglie e delle imprese. Allo Stato che ella rappresenta, chiediamo attenzione concreta, al di là del periodo del clima elettorale del momento, che certamente è nodo cruciale per il Paese, ma che non deve distogliere dalle necessità dei cittadini, che, diciamolo, sono sempre più lontani dai meccanismi di una politica molte volte scollata dal ruolo di rappresentanza che dovrebbe avere rispetto alla base. La sua visita è un segnale di attenzione molto importante per noi tutti, soprattutto per la fragilità di questi territori che necessitano di costante cura attraverso la mano dell'uomo. La nostra economia, infatti, uscirà da questa stagione con delle ferite molto difficili da rimarginare. Gli agricoltori hanno praticamente perso i loro raccolti e ben sappiamo quanto siano risicati i margini di guadagno in campagna. Un anno senza raccolto è un anno di povertà e tristezza. I pescatori hanno gli allevamenti di molluschi ormai inesistenti, data la temperatura delle acque basse della laguna, la salinità altissima e la totale mancanza di riossigenazione che crea anossia e perdita completa del prodotto. Da alcuni anni, fondamentali interventi di vivificazione delle lagune sono stati privi di finanziamenti statali e regionali e il Delta ha una fragilità che merita sicuramente un'attenzione nazionale. I manufatti costruiti anni fa per arginare la risalita del cuneo salino hanno fatto il loro tempo, anche se assolutamente efficaci. Il fenomeno si è rivelato molto più grave, purtroppo. Da anni, con il Consorzio di Bonifica Delta del Po, abbiamo pronto il progetto del ponte sull'Adige, che fronteggerebbe definitivamente questo fenomeno
e darebbe anche una bellissima opportunità di collegamento al Delta con la parte veneziana di Chioggia, creando un'opportunità turistica di grande risalto. Iniziante, ma è necessario portare a termine. C'è una coperta corta, quindi anche quando arriveranno i denari che arriveranno del PNRR, è chiaro che non sarà soltanto il fatto di poterli ricevere, è il fatto anche di sapere, di saperli spendere bene. Facendo un elenco di priorità del nostro paese, mettendo in fila tutti i problemi che ci sono e cercando di risolverli con tutta completezza, quando sempre succede in famiglia, deve tenere conto di quelle che sono le priorità del nostro paese. Comunque ci avviamo in una stagione che speriamo ci dia delle buone possibilità, perché abbiamo ancora in ballo in Europa la questione del costo dell'energia, che chiaramente anche questo incide sull'agricoltura, perché l'irrigazione naturalmente comporta spese di petrolio, e speriamo di arrivare anche ad un'Europa un po' più solidale per quello che riguarda, ad esempio, il tetto del prezzo dell'energia. Sappiamo perfettamente che ci sono delle regioni dell'Europa che sono autosufficienti, alcune più, alcune di meno. L'Italia purtroppo ha una dipendenza dal gas russo pari al 40%, in Europa ci supera il bisogno la Germania, quindi devo dire che in questi tempi il governo ha recuperato attraverso l'Algeria, attraverso anche il TAP, quindi l'Azerbaigian, accordi per avere gas e per arrivare al più presto ad un'autosufficienza, ma certamente i prezzi delle bollette sono prezzi che stanno incidendo fortemente sui bilanci delle famiglie, e quindi occorre davvero, sotto questo profilo, che ovviamente colpisce sempre le persone economicamente più fragili, riuscire a togliere da questa secca, nel senso della parola. Quindi noi ci troviamo di fronte agli impegni molto gravosi. Devo dire che ho trascorso una legislatura davvero singolare, e per le tante emergenze che abbiamo potuto far fronte, il cambiamento climatico è una di queste emergenze, una di quelle sfide per quale noi dobbiamo fare i conti, perché abbiamo visto di recente anche la tragedia della Marmolada, i ghiacciai che si stanno sciogliendo, e quindi così come la siccità comporta un cambiamento notevole anche riguardo all'ambiente. Quando porta un cambiamento sull'ambiente, vuol dire che porta un cambiamento anche su questi politiche. Lo credo con l'aiuto di tutti, ognuno per la sua parte, in un momento particolarmente impegnativo. Io sono ottimista, perché gli italiani sono un grande popolo, siamo un grande popolo, nel senso che abbiamo sempre saputo affrontare le grandi emergenze con grande coraggio. Devo dire che visto anche che abbiamo attraversato e lo abbiamo ancora superato il Covid, e la gente si è comportata con un rigore, una compattezza rispetto a tante limitazioni che hanno avuto dal punto di vista personale, dal punto di vista delle attività economiche, e ha saputo superare con coraggio, con dignità. Quindi lo dico sempre,
forse ce lo dovremmo ripetere anche tu stesso. In quanto sono andata all'estero, gli ufficiali ce lo ripetono. Con grandi professionalità, di lungo anno, comunque io sia andata sul italiano. E quindi abbiamo delle capacità, delle attività, ingegno, che abbiamo messo a disposizione. L'Italia è così, diciamo, straordinariamente bella.